Chopin e l'Italia di Carla Di Lena. Un saluto da Carla Di Lena. Continua il nostro percorso tra gli interpreti italiani di Chopin. Siamo alla terza puntata. Nella prima abbiamo ascoltato Busoni, nella seconda Carlo Zecchi e Fausto Zadra. Strada facendo mi sono resa conto, nel preparare queste trasmissioni, che ci sarebbe molto da lavorare per riportare alla luce registrazioni di pianisti italiani di valore. Le registrazioni sono disperse di qua e di là, talvolta mai pubblicate oppure pubblicate tanto tempo fa e spesso non rimasterizzate su supporti digitali. Quello di raccoglierle è quindi un mio proposito a lunga scadenza. Nel frattempo, per questo breve ciclo, l'intento è quello di far ascoltare incisioni di cui abbiamo disponibilità, escludendo quelle dei mostri sacri che sono ascoltabili, sono acquistabili nel grande circuito discografico. Quindi diamo per scontato che Maurizio Pollini e Arturo Benedetti Michelangeli siano interpreti chopiniani imprescindibili e ci dedichiamo piuttosto a coloro che un po' meno frequentemente è dato ascoltare. La mazurka opera 33 numero 2 era suonata da Tito Aprea. Una vivacità ritmica e qualche effetto sonoro particolare, a tratti sembrava quasi di sentire l'imitazione di uno strumento etnico, ci danno un saggio delle qualità di un pianista che, come accadde a molti altri qui da noi in Italia, fu noto quasi più come insegnante che come concertista. Tito Aprea si era formato al Conservatorio di Napoli alla scuola di Alessandro Longo e quindi discendeva da Beniamino Cesi e dalla cosiddetta scuola napoletana. Ma queste equivalenze sono poi sempre relative perché ogni personalità di musicista, come sappiamo, è una combinazione unica e irripetibile. Prendiamo lo stralcio di un articolo apparso su Repubblica in occasione della scomparsa di Tito Aprea a firma di Michelangelo Zurletti. Non si sa se apprezzare di più in Aprea il concertista o il didatta. Le testimonianze del suo pianismo sono confidate a pochi dischi, alcuni dei quali, realizzati in duo con Gioconda De Vito, introvabili. Resta vivo il ricordo di Aprea didatta in chiunque lo abbia conosciuto quando insegnava al Conservatorio di Santa Cecilia, dove rimase per oltre 30 anni, prima di trasferirsi a Cagliari come direttore di quel conservatorio. Aveva suonato con tutti i maggiori direttori del secolo, da Bernardino Molinari a Sergio Celibidache, da Franco Ferrara a Claudio Abbado.
Il ricordo personale va a un'esecuzione del concerto per due pianoforti di Mozart, eseguito col figlio Bruno. Un'esecuzione di rara finezza, equilibrio e discrezione. Sono le qualità che ritroviamo oggi all'ascolto delle poeticissime mazurche di Chopin, dove la sensibilità sorretta da una cultura e la tecnica assai precisa consentiva di cogliere le sfumature più sottili di quelle pagine stupende. Aprè aveva inciso le mazurche di Chopin tra il 59 e il 60 negli studi della RAI di Via Asiago a Roma e poi nel 1984 erano state pubblicate in 33 giri dalla Durium. La nitidezza del tocco, l'eloquenza, la raffinatezza di queste mazurche ci colpiscono ancora oggi. Aprè era nato nel 1904. Di una generazione successiva, invece, il pianista che andiamo ad ascoltare ora, anche lui originario di Napoli. Thank you.
L'avrete forse riconosciuto, è Aldo Ciccolini nel notturno in do minore opera 48. Ciccolini aveva studiato al Conservatorio di Napoli con Paolo Denza e per la composizione con Achille Longo. Una generazione lo separava da Aprea e soprattutto un diverso sviluppo di carriera. Ciccolini presto se n'era andato in Francia per studiare con Marguerite Long e Alfred Cortot. Lì aveva vinto il prestigioso concorso internazionale Marguerite Long e Jacques Thibault e poi era rimasto a vivere e insegnare appunto a Parigi. Frequenti tuttavia i viaggi in Italia per concerti e per insegnamento, coltivando molto repertorio francese, ma anche Chopin, Liszt e Beethoven. Thank you.
colpisce il suono di Ciccolini, ma anche quell'eleganza un po' distaccata, che è una sua cifra stilistica, insieme ad un'eloquenza e una capacità narrativa che rivela l'esperienza dell'uomo di palcoscenico. Quasi coetaneo, nonché concittadino di Ciccolini, è il nostro ultimo pianista di oggi e non si potrebbe fare un excursus dell'interpretazione di Chopin in Italia senza di lui. Ma prima di ascoltarlo suonare, vi vogliamo proporre qualche istante di conversazione. Sergio Fiorentino aveva appena concluso un recital dedicato a Chopin con una serie di magnifici valzer offerti come bis. Eravamo a Fiuggi nel 1993. Ah, io amo molto i valzer. Amo i valzer proprio come forma musicale. Mi piacciono quelli di Schubert, mi piacciono quelli di Chopin, mi piacciono quelli di Brahms, il valzer proprio mi piace molto perché rappresenta un'epoca vivificante, un'epoca di gloria, di splendore, di bellezza, di lungimiranza, di sicurezza nel domani. Il valzer, soprattutto il valzer della fine Ottocento, il valzer di Strauss, il valzer rappresenta la sicurezza. Non ci sono problemi, c'è solamente la spensieratezza, forse non la spensieratezza, quindi un po' voglio la mettere sul lato negativo, ma la sicurezza che le cose vanno bene e che andranno bene anche nel futuro. Il valzer di Chopin, per esempio, è affascinante per la sua dolcezza, per la sua vivacità. E quindi il valzer mi piace molto proprio come valzer. Il valzer di Chopin poi sono forse l'apoteosi del valzer di quel periodo lì, nessuno poteva scrivere il valzer così, con uno spirito polacco, un tipo di valzer francese e qualche cosa anche di viennese. Thank you.
Era questo il valzer brillante opera 18 in un'esecuzione dal vivo di Sergio Fiorentino. Era il 1994 e il concerto si era tenuto in Germania, vicino Monaco. Sia il valzer che il frammento di conversazione li avevamo già mandati in onda qualche anno fa, in occasione di un lungo ciclo dedicato appunto a Fiorentino. Avevamo raccontato la sua storia, quella di un pianista che interrompe la grande carriera e la riprende in ormai età da pensione. La morte improvvisa nel 1997 ne interrompe l'exploit, che è continuato però dopo la sua morte grazie ad un'ampia discografia. E così, ripescando negli inediti, ritroviamo questa quarta ballata dal vivo che a noi piace tanto, a partire dall'attacco morbidissimo e quasi dal nulla. Vi salutiamo qui. Carla Di Lena vi ringrazia dell'ascolto e vi aspetta la prossima settimana per la quarta e ultima puntata del nostro percorso attraverso gli interpreti italiani di Chopin.